Conviene aprire la partita IVA in regime forfettario nel 2023 se stai pensando di aprire la partita IVA. Ti sarai chiesto se effettivamente con quale regime sia meglio iniziare. In questo video ti parlo del regime forfettario, lo stesso regime con cui ho iniziato io. Io sono Giusy Di Girolamo, trainer di autonomia finanziaria e in questo canale mi piace spiegare con termini semplici le questioni di finanza personale. Se ti stai chiedendo perché dovresti seguire proprio me, ho una laurea in economia e ho avuto i tuoi stessi problemi quando ho deciso di licenziarmi come dipendente e aprire la partita IVA. Ho lavorato inoltre per diversi anni anche in ambito finanziario. In questo video quindi parleremo sia del regime forfettario nel 2023 e poi faremo anche un esempio pratico con dei conteggi esatti per capire come calcolare il tasso. Il regime forfettario molte volte viene scelto all'inizio perché è un regime agevolato. Infatti, vi sono solamente due imposte che bisogna pagare all'inizio. Per i primi 5 anni vi è una tassazione del 5%, successivamente del 15%. Questa è l'imposta sostitutiva. Altra cosa che dovrai pagare, quindi oltre al 5% per i primi 5 anni, che successivamente dopo i primi 5 anni diventa il 15%, e la fantomatica pensione, i contributi INPS, perché anche chi ha la partita IVA può mettere da parte i contributi per la pensione. Se poi hai delle domande in merito al regime forfettario, puoi richiedere una consulenza gratuita cliccando nel link in descrizione al video ed eventualmente, se deciderai di iniziare, avere anche uno sconto di 75 euro. Il mio consiglio è di fare la chiamata gratuita, vedere se ti trovi bene. Solo tu puoi capire effettivamente se ti trovi bene con questa piattaforma oppure no, e quindi di testare. Inoltre, iscrivendoti adesso ti garantisci lo sconto di 75 euro anche se deciderai di aprire la partita IVA tra 6 mesi, un anno. Il regime forfettario quindi è un regime agevolato, non si applica l'IVA in fattura, per esempio, non sei soggetto all'IRPEF. Quello però che devi avere chiaro in mente, solo un professionista può fare, è quello di avere chiaro il codice Ateco della tua attività. Non devi ovviamente sceglierlo tu, ma un professionista. Il codice Ateco infatti definisce anche il coefficiente di redditività, cioè la percentuale di quanto hai incassato che effettivamente è soggetto a tassazione. Ovviamente sto semplificando, se sei un super esperto abbi pazienza, però è importante semplificare, altrimenti non è mai chiaro come funziona questo fantomatico regime forfettario. Quindi nella pratica che cosa significa? Se hai un codice Ateco, per esempio come social media manager, a cui corrispondo un coefficiente di redditività del 78% e vieni inquadrato come professionista, vuol dire che se incassi 10.000 euro non pagherai le tasse su tutti i 10.000 euro, ma sul 78% di 10.000 euro. A breve faremo anche un esempio pratico, così sarà tutto più chiaro. Il mio consiglio è sempre di effettuare una consulenza gratuita o più consulenze con dei professionisti per chiarirsi le idee e scegliere il professionista migliore per se stessi. Il link è in descrizione, hai la possibilità di effettuare una consulenza gratuita ed eventualmente, anche se tra un anno deciderai di aprire la partita IVA, sfruttare uno sconto di 75 euro. Il bello, se vieni inquadrato come professionista, e che paghi le tasse solamente su quello che fatturi. Quindi se fatturi zero, paghi zero tasse. Ovviamente poi a seconda del tuo codice Ateco, quindi di questo numero che identifica la tua attività, potresti essere inquadrato per esempio come professionista, come commerciante e così via. Questi dubbi però non puoi toglierteli da solo, ma un professionista serio lo può fare per te. Io ho avuto tante difficoltà in questo senso, proprio per questo chi guarda i miei video consiglio sempre di effettuare delle consulenze, ancora meglio se gratuitamente,
correttamente in modo da capire qualcosa in più prima di accedere al regime forfettario o a qualsiasi altro regime. E ora un esempio pratico: se vieni inquadrato in gestione separata come professionista, se incassi 30.000 euro, il reddito imponibile lordo sarà dato da incassato per coefficiente di redditività, quindi il 30.000 per il 78%. Facciamo sì, finta che questo coefficiente di redditività sia per la tua attività il 78%, cambia a seconda dell'attività. Quindi 30.000 per 78%, 23.400 euro. Poi vediamo il reddito imponibile netto, che è dato dal reddito imponibile lordo meno i contributi previdenziali pagati nell'anno precedente. Quindi 23.400 euro meno, presumiamo di aver pagato nell'anno precedente, 3.400 euro uguale 20.000 euro. Poi calcoliamo i contributi INPS. Reddito lordo per il 26,23%. Quindi 23.400 euro per 26,23% uguale 6.137,82 euro. Poi vediamo l'imposta sostitutiva, che per i primi 5 anni è del 5%. Reddito imponibile netto per il 5%, che è pari in questo caso a 20.000 euro per il 5%, uguale 1.000 euro. Quindi i contributi e le imposte totali sono pari a 6.137,82 euro più 1.000 euro, uguale a 7.137,82 euro. Il guadagno netto quindi sarà pari all'incassato meno i contributi e le imposte totali pagate. Quindi 30.000 euro meno 7.137,82 euro uguale 22.862,18 euro. Questi sono i soldi che ti rimangono tolte tutte le tasse in questo esempio. Se vuoi altri esempi pratici per la tua attività, scrivimi l'attività che vorresti aprire in regime forfettario. Altra cosa importante del regime forfettario è che è un regime che si può utilizzare oggi fino agli 85.000 euro, quindi puoi incassare fino a 85.000 euro. Fammi le tue domande nei commenti e scrivi regime forfettario se vuoi altri video sul regime forfettario. Clicca poi nel link in descrizione al video per una consulenza gratuita e per poter accedere a uno sconto di 75 euro. Questo video mi ha richiesto tanto lavoro e ti sarei grata se mi lasci un like, un ciao, un grazie, un segno di vita, un punto in un commento. A te non costa niente, ma a me aiuta a far crescere il canale e a creare contenuti sempre migliori per te. Io ti mando un bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao!